adesso ti ascolta. Quindi tutti i voti all'inizio avete detto maggio, maggio, maggio. Poi avete visto che c'è Di Lorenzo, avete detto no. Beh, certo. Funziona sempre. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Non so Marco se sei d'accordo con questi voti, però un dato è certo, e lo dicono gli amici di Matten Sports, che Di Lorenzo quest'anno spinge un pochino di meno e lascia più libera la fascia di sinistra, invece Mario Rui che avanza più spesso, poi il vizio del gol è rimasto per forza di cose. Però ti chiedo se sei soddisfatto personalmente della tua prova di oggi e della squadra, e se questo punto è un punto che va bene, che ci sta. Ma per quanto riguarda, diciamo, la fase di spinta, col mister adottiamo diversi sistemi, insomma delle volte rimango un po' più bloccato a fare il terzo in fase di costruzione, si alza di più Mario Rui e in altre partite invece facciamo magari il contrario, ecco. Oggi era una partita difficile contro un avversario, una grande squadra, e siamo contenti della prestazione. Dal campo insomma c'è un po' di rammarico perché sembrava che potessimo insomma portarla a casa, però insomma è un buon pareggio che dà continuità di risultati e non abbiamo preso un gol, quindi insomma siamo soddisfatti della prestazione. Io vado secco. Tu, cioè cercheresti a maggio? Vai, viene così. No, se insomma, hai visto tutte le partite, se vedi una squadra più forte del Napoli in questo campionato. Ma questo lo dirà il campo, insomma noi sappiamo di essere una grande squadra con tanti giocatori di qualità, e quindi insomma ogni partita l'affrontiamo nel modo giusto, cercando sempre di fare la partita, ecco quello che ci chiede il mister. E anche oggi penso che siamo venuti qui a Roma in un campo difficile, in un ambiente insomma un po' particolare dopo la loro sconfitta, e penso che abbiamo fatto una buona partita controllando bene il gioco, ecco. Cristian, visto che corre sulla tua fascia, quella che è stata tua per anni, vai tu. Vabbè, volevo solo fargli i complimenti di come sta facendo al di là di questo campionato ma anche lo scorso. Non è facile perché lui sta giocando sempre sia in campionato che in nazionale, e quindi posso solo che fargli complimenti di continuare così, che sta facendo molto bene. Mario, quello che le voglio chiedere è che difficoltà hai avuto questa sera con l'attacco della Roma, che comunque sappiamo che sono molto forti, no? Soprattutto in fase offensiva si muovono molto, che difficoltà hai avuto? Intanto ti ringrazio per i complimenti. Sapevamo che loro erano molto bravi sulle ripartenze, quindi era importante fare una buona preventiva, essere corti per cercare di limitare insomma le loro azioni offensive. Sapevamo che hanno grandi giocatori, giovani con gamba, quindi abbiamo cercato insomma di stoppare le loro azioni nella loro metà campo. Ma quanto è pesante l'eredità di maggio? È diverso. Sono altri tempi, sì, sì. Vabbè, è smesso ieri, sono altri tempi. Due mesi fa, altri tempi. Comunque, come cambia veloce. Mentre guardavamo la partita, Riccardo Montolivo ci raccontava di un giorno in cui Di Lorenzo era a Empoli, riceve una telefonata da Luca Antonelli. Dopo due settimane o tre settimane che era arrivato lì a Empoli, mi disse: allora segnati questo nome, Di Lorenzo arriva in nazionale, ma proprio facile, mi ha detto proprio così, arriva proprio facile. E io ho detto va bene, me lo guarderò, e in effetti insomma aveva ragione, perché la tua crescita è stata esponenziale. Però ti volevo chiedere, cos'è che avete in più quest'anno rispetto all'anno scorso? Perché la rosa è cambiata poco, l'anno scorso forse eravate un po' discontinui, periodi buoni, poi periodi brutti. Come ha detto mister Guidolino, oggi Napoli aveva questa autorevolezza della prima della classe. Cos'è che va dato Spalletti in questi termini? Ma io penso che siamo cresciuti in consapevolezza, lui, il mister, ci ha dato insomma una grande forza e ci ha fatto credere di più in noi stessi, ecco, e quindi poi in campo si vede, cerchiamo come sempre di fare la partita, e come ho detto prima siamo venuti qua e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, e penso che per lunghi tratti della partita insomma ci siamo riusciti, e quindi penso che su questo aspetto qui siamo cresciuti tanto e in campo abbiamo più fiducia e insomma cerchiamo anche di fare giocate magari un po' più difficili insomma siamo cresciuti tanto rispetto all'anno scorso. Grazie mille a Di Lorenzo, ciao e buona serata.